alla presenza di sindaci, partner commerciali e con la partecipazione di Matteo Mauri, responsabile delle relazioni istituzionali per Expo 2015, e Pier Attilio Superti, segretario generale di ANCI Lombardia e responsabile del progetto ANCI per Expo, è partito da Ancona, dalla suggestiva sede della Mole Vanvitelliana, il Grand Tour delle Marche, l'evento organizzato da Tipicità che si propone di offrire ai visitatori di Expo 2015 e più in generale a turisti e viaggiatori uno storytelling della regione, un racconto del territorio e delle sue risorse. L'invito obiettivo, è stato detto nel corso del dibattito, è quello di vivere un'esperienza autentica nella regione più longeva d'Europa, le Marche, attraverso le attrattive e gli eventi. Per noi è fondamentale Expo. Expo non è solo una vetrina, ma è un momento di grande conoscenza del nostro territorio verso l'estero e l'estero verso il nostro territorio. Qual è il problema? Il problema è che noi non possiamo stare solo su Milano, ma dobbiamo portare le imprese, dobbiamo portare i tour operator nella nostra regione. Devono vedere con i propri occhi come è la regione Marche, fatta di piccoli borghi, di un mare pulito, di una grande accoglienza, di cibi straordinari e di gente straordinaria. Quindi gli obiettivi sono due: uno, lavorare per e con le imprese; due, lavorare per il turismo. Come facciamo? Eccolo qui. Molto molto semplice, e ormai è 2 anni che il nostro ufficio che sta lavorando per questo, cioè far conoscere. Per poter far conoscere significa che dobbiamo cercare nel mondo, con la valigetta, nel vero senso della parola, portarli qui nel nostro territorio. Questo è l'obiettivo massimo. Noi dobbiamo lavorare facendo sinergia tra tutti, tra pubblici e privato. Ecco, questa esperienza è fondamentale, ma non basta. È un'esperienza importante perché far conoscere le nostre tipicità ha messo a sistema tutta una serie di comuni, di imprese, di associazioni, quindi è un'esperienza bellissima. Ma non basta, questa esperienza bisogna portarla anche all'estero, bisogna portarla a livello nazionale, perché le Marche di qualità che si differenziano da molte altre regioni italiane devono essere conosciute. Parola d'ordine dunque: fare rete, mettersi insieme, collaborare senza rinunciare a peculiarità ed eccellenze. È un po' il discorso di ANCI, l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, che sa mettere insieme per promuovere, valorizzare e far conoscere anche le più piccole realtà. Saranno proprio i comuni infatti a giocarsi le opportunità che Expo ha evidenziato, come in questo caso con il Grand Tour delle Marche. È partito da poche settimane questo importante appuntamento per l'Italia di ANCI Expo 2015, è un appuntamento che noi sindaci di 8100 comuni d'Italia sentiamo un po' nostro, perché chiaramente vuol valorizzare tutte le tipicità del territorio, e chi meglio della nostra regione, di una regione al plurale dove ricordo e colgo l'occasione per ricordare la longevità della vita nelle Marche. Ecco, noi quindi abbiamo come ANCI Marche instaurato subito, fin da subito, aperto un tavolo con la regione Marche per programmare questo tour delle Marche che oggi viene presentato. È chiaro che questa presentazione non rappresenterà solo le tradizioni di alimentari, perché lo sappiamo che il grande tema di Expo è il tema del cibo, che non è solo nutrimento ma anche biodiversità. Ecco, con questo vogliamo valorizzare le Marche, siamo sicuri che questa opportunità sia un importante volano non solo per l'economia ma anche per la conoscenza della nostra regione. Non è un caso che a presentare le 20 tappe del tour, tutte contraddistinte da un evento legato a un'esclusiva eccellenza delle città coinvolte e dall'appartenenza a due ben precise tipologie tematiche capaci di esercitare una forte attrazione turistica, ovvero enogastronomia e manifattura tradizionale, siano stati proprio loro i sindaci delle città coinvolte. Le tappe del Grand Tour delle Marche già programmate sono Acqualagna, Ancona, Ascoli Piceno, Capodarco di Fermo, Fabriano, Fermo, Gabicce, Macerata, Montappone Marotta, Monte Urano, Porto San Giorgio, Porto Sant'Elpidio, Recanati, Senigallia, Sant'Elpidio a Mare, Sefro, San Severino Marche e Marca Village nell'Alto Maceratese. Per tornare ad Expo, Matteo Mauri, responsabile delle relazioni istituzionali per Expo 2015, ha evidenziato il successo certificato al quale stanno contribuendo i 147 paesi, 54 dei quali con un proprio padiglione presenti a Milano. Stiamo ottenendo un grandissimo successo, siamo estremamente soddisfatti di soprattutto di come la gente che arriva esce da questo sito dopo una giornata di emozioni intense,
e incredulità e stupore. Siamo anche soddisfatti di come gli stati stranieri che stanno partecipando a questa manifestazione abbiano positivamente reagito. È l'inizio di una sfida che dura 6 mesi e che per il sistema paese dovrà comunque durare anche dopo il 31 ottobre. Uno dei meriti di Expo è anche quello di aver coinvolto i territori, non è Milano ma è l'Italia, e questa iniziativa marchigiana ne è un esempio. Assolutamente sì, l'esposizione universale si svolge a Milano, però non è soltanto un momento milanese o lombardo, è un momento che rappresenta tutti i comuni d'Italia, e da questo punto di vista l'iniziativa di ANCI è stata fondamentale per promuovere su tutto il territorio nazionale l'importanza di Expo e la ricaduta poi proprio sui territori dei benefici che Expo porta al paese. Mauri non ha dubbi, il Grand Tour delle Marche sintetizza perfettamente l'obiettivo più alto di Expo 2015, creare opportunità concrete per i territori italiani nel dopo esposizione universale. Il Grand Tour di tipicità, con le sue 20 tappe programmate da fine maggio a metà novembre, propone cibo e vino, shopping, piccoli incanti e grandi storie autentiche da vivere, toccando città, borghi, paesi di una regione che non smette di stupire. E il responsabile di Expo 2015, Matteo Mauri, responsabile delle relazioni esterne, ha giudicato il Grand Tour un format interessante non solo per le Marche ma anche per altri territori. Quindi ci ha invitato a lavorare insieme, perché poi Expo parte oggi, è partita il 1° maggio, ma non finirà il 31 ottobre, perché tutti gli effetti, i benefici effetti che ci dovrebbe riservare continueranno, si spera, negli anni. Quindi Expo come punto di partenza e non di arrivo. Carattere innovativo e poi la rete. Carattere innovativo, sì, innanzitutto la rete, le sinergie tra diverse realtà istituzionali e private che hanno a cuore il territorio, ma poi la sinergia con aziende dell'alta tecnologia, e quindi una piattaforma digitale oltre a quella reale che è stata imbastita, ma anche un'applicazione, tutti strumenti molto nuovi che conducono il visitatore direttamente nei luoghi e aprono una finestra su tutto quello di bello e di buono che c'è. Quasi 20 appuntamenti, è impossibile dire qual è il migliore, forse voi poi regalate dei punti, no? C'è tutto un meccanismo. Meglio essere dappertutto se si può. Beh, diciamo che abbiamo scelto eventi che già esistono, quindi già di per sé c'è una selezione del meglio nel campo del cibo, nel meglio del campo del saper fare, della manualità delle nostre produzioni manifatturiere. Quindi il consiglio non si può dare, anche perché dura 6 mesi, quindi è un viaggio che dura 6 mesi. Con una 30ina di eventi, voglio dire, abbastanza seguibile, se vogliamo. I punti, questa pure è un'innovazione, perché sono stati previsti, proprio in virtù delle app di cui parlavamo prima, dei benefit per chi andrà sui luoghi, e quindi alla fine potrà trovarsi anche un regalino, un premio, un gadget made in Marche.